Allora, ciao a tutti e ben tornati, naturalmente. La giustizia che aspetti è uguale per tutti, ma le sentenze sono un pelo in ritardo, avvocati che alzano il calice al cielo sentendosi Dio. Questa è la strofa, diciamo incriminata, della canzone Il muro del suono di Ligabue. Per chi non la conoscesse, una delle canzoni dell'ultimo CD, in particolare quella che apre il disco, è molto bella, secondo me. Comunque, a parte questo, il problema è che o meglio, la notizia è che l'Unione dei Giovani Avvocati Italiani ha chiesto a Ligabue di scusarsi formalmente perché secondo loro con questa strofa e penso poi in particolare con l'ultima frase, quindi avvocati che alzano il calice al cielo sentendosi Dio, avrebbe di fatto offeso la categoria degli avvocati. E questo perché da questa strofa, come si capisce, Ligabue diciamo, analizza un po' il problema della giustizia e notando che in effetti, nonostante la giustizia sia, debba essere in teoria uguale per tutti, le sentenze però arrivano un po' in ritardo e allora a questo punto gli avvocati alzano il calice al cielo sentendosi Dio. Quindi approfittano, diciamo, di questa situazione. Faccio una piccola premessa. A me piacerebbe diventare un avvocato in futuro. Sto studiando giurisprudenza e spero, insomma, di riuscire poi a diventare un avvocato. Detto questo, io da aspirante avvocato non mi sento toccato da questa frase e neanche fossi un avvocato mi sentirei toccato. Questo perché sicuramente, come in tutte le professioni, ci sono dei professionisti che non lavorano da professionisti e quindi si approfittano, diciamo, delle situazioni, come in questo caso può capitare per quanto riguarda gli avvocati, ma sicuramente ce ne sono anche tanti altri che non lo fanno. Quindi, secondo me, il discorso è se siamo onesti o non siamo onesti. E quindi, come poi, ecco, mi è venuto anche in mente per questo che ho voluto fare questo video, la mia opinione è poi molto semplice riguardo a questo tema. Io credo poi anche che all'interno di una canzone, molto spesso quando un artista, qualunque esso sia, si occupa di trattare determinati argomenti, magari lo fa generalizzando un pochino, ma è logico perché, specie in una strofa di questo tipo, come fai a trattare un argomento sviscerandolo in tutte le sue particolarità e non si potrebbe neanche cantare, altrimenti una canzone del genere. E quindi, secondo me, questo tipo di generalizzazione è sicuramente una generalizzazione, ma dovremmo, secondo me, stare tutti un po' più tranquilli. Cioè, penso che addirittura chiedere le scuse a Ligabue per una frase di questo tipo, insomma, bisognerebbe allora chiederle anche a Manzoni per il fatto che nei Promessi Sposi abbia chiamato Azzeccagarbugli, l'avvocato che è presente appunto nel romanzo, perché classico nome, cioè Azzeccagarbugli indica già l'idea che Manzoni aveva degli avvocati, e come persone che azzeccano i garbugli, insomma che ingarbugliano le cose, che creano, ecco, insomma, voglio dire, stiamo un po' più tranquilli, se secondo me non c'è motivo per credere che in questo caso Ligabue volesse veramente denigrare tutta la categoria degli avvocati. Ha generalizzato, secondo me, ma appunto questa era poi la finalità, cioè inserire nella canzone questo suo pensiero, ma non credo che non sia in grado di riconoscere che comunque all'interno di una professione c'è sicuramente qualcuno che lavora male, c'è sicuramente però qualcuno che lavora bene, che quindi, se è onesto, che anche lì se uno ha la coscienza pulita, penso che non dovrebbe sentirsi toccato appunto da questa frase. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti!